Da questo punto di vista io vorrei citare uno studio che è contenuto ed è commentato nel libro, ovvero lo studio dell'Agenzia delle Entrate, l'ufficio studi dell'Agenzia delle Entrate che voi citate, uno studio del 2006, sì. Dove c'è un dato importante quando si parla di evasione fiscale, il recupero dell'evasione abbiamo detto è anche nella manovra, no? Ed è un refrain costante, però l'evasione andrebbe recuperata laddove è massima, non laddove è fisiologica o comunque diciamo inferiore o uguale a quella dei paesi civili europei, e parlo della Lombardia e di altre regioni del nord, no? Perché sulla base degli stessi dati forniti dall'Agenzia delle Entrate, cosa si vede? Che l'intensità di evasione, cioè non l'evasione in valore assoluto, perché è un valore che è poco significativo, no? Perché chiaramente regioni come la Lombardia, piuttosto che la Campania stessa, hanno come valore assoluto di evasione una certa cifra. Ma andiamo a vedere quanto pesa l'evasione realmente, cioè in pratica ogni 100 euro prodotti quanti ne vengono evasi. In Lombardia siamo al 13%, che è una percentuale assolutamente, direi, normale, europea, no? Sì, è più bassa che in Germania, per intenderci. Ecco, in Calabria siamo al 93,9, cioè ogni 100 euro prodotti 93,9, 94 vengono evasi. In Sicilia 65, in Puglia 60 e via dicendo. E allora l'intensità di evasione ci conduce anche a un altro ragionamento. Quando noi definiamo povere queste regioni, lo facciamo sempre solo secondo la statistica, che insomma ha valore fino a un certo punto, perché poi alla fine, se andiamo a vedere i consumi, la capacità di spesa, le differenze fra nord e sud si fanno molto meno forti, come ha già notato anche il professor Ricolfi nel suo libro. Questo ci dice sostanzialmente che il benessere è abbastanza egualmente diffuso in tutto il paese. La differenza sono chi paga e chi evade, una delle differenze fondamentali, o sbaglio? Assolutamente, ed è per questo, rifaccio un cenno anche alla manovra. Quando si fa l'aumento dell'IVA, no? Di un punto, vale 4,2 miliardi all'anno a regime, non è che si colpisce, come sarebbe giusto che sia, paga di più quel territorio, o meglio i consumatori, i contribuenti di quei territori che consumano di più, che fanno più reddito, girano più denaro. No, si va a colpire più che proporzionalmente. Perché? Perché se ancora una volta andiamo a vedere l'evasione fiscale, ci sono regioni dove per renderla proprio concreta, uno passa una giornata in una città, consuma il caffè, va a mangiare, si prende un gelato, eccetera, eccetera, alla fine della giornata si trova, se va bene, in mano uno scontrino. Ci sono altre realtà in cui uno fa la stessa cosa e alla fine della giornata è in mano tutti gli scontrini. E allora anche lì chi è che pagherà davvero quell'aumento delle entrate? Sempre gli stessi territori. Allora, in quello stesso studio dell'Agenzia delle Entrate, che era nella fattispecie sull'IRAP, c'era un dato clamoroso, che era su base provinciale addirittura, e si diceva quanti euro vengono evasi ogni 100 pagati in euro nelle diverse province. La migliore provincia nel 2006 risultava essere Bologna, aveva un'evasione, se non vado a memoria, ma mi sembra che fosse 5,6 euro, e la seconda era Milano, dove era 6,2. Per darvi un parametro, a Vibo Valentia ogni 100 erano 184 quelli evasi, 5 a Bologna, 184 a Vibo Valentia. È chiaro che qua c'è qualcosa che non funziona, perché prima di chiedere, come giusto che sia, solidarietà e aiuto da parte degli altri, almeno vengano raccolte quelle risorse che vengono evase, perché altrimenti non ci siamo. Ecco, prego, no, il concetto del residuo fiscale è un concetto che dovrebbe entrare, credo, a pieno titolo nella discussione sulle finanze pubbliche, perché altrimenti corriamo il rischio di restare sul vago, sull'astratto, anche quando invece poi le manovre entrano molto nel concreto, cioè nelle tasche di chi già paga, in sintesi. Perché? Perché facciamo un esempio. Cosa vuol dire che la Lombardia ogni anno mediamente, e c'è anche un aggiornamento disponibile su internet presso il sito dell'Union Camere del Veneto, dove il dato del residuo fiscale viene commentato anche con riferimento agli ultimi due anni, quindi fino al 2010. Il trend, la media, diciamo, è sempre quella. Cioè ogni anno, prendiamo la Lombardia perché ha il valore in assoluto più forte, ma tra Lombardia, Veneto ed Emilia sono le tre regioni, diciamo, che tengono in piedi lo Stato unitario, no? Fondamentalmente. Con una significativa linea di crescita anche del Piemonte, che ogni anno dopo anno, da qui dal 2007 al 2010, è stato spremuto sempre di più. Però se parliamo di Lombardia,
cosa vuol dire che ogni anno 70 miliardi di residuo fiscale alla Lombardia? Significa che appunto tra quello che paga e quello che ritorna sul territorio c'è una differenza di 70 miliardi in più che rimangono come una donazione, fra virgolette, nelle casse dello Stato. Facendo quattro conti significa che pro capite ogni cittadino lombardo paga 7.771 euro. Nel 2007, per esempio. Il 2007 la Lombardia lascia nelle casse dello Stato 74 miliardi in più di quelli che riceve. 7.771 euro pro capite, ma questo vuol dire contare anche gli infanti, i bambini, diciamo, e gli ultra anziani, tutti praticamente. Se ci riferiamo ai pagatori effettivi di tasse, cosa possiamo desumere da questo dato? Cioè, quantifichiamolo. Possiamo desumere che dunque mediamente, diciamo, il numero di contribuenti rispetto alla popolazione è circa 2/3, no? Quindi vuol dire che c'è 1/3 di popolazione che non paga tasse, che sono appunto i bambini, che sono quelli che non lavorano, che sono una serie di categorie. Gli altri 2/3 pagano. Se noi prendiamo quei 7.771 euro e dunque li mettiamo in capo ai solo contribuenti, il contribuente medio lombardo significa che paga quasi 12.000 euro all'anno, cioè quasi 1.000 euro al mese. Banalmente, facciamo un esempio che è quello di nostro, di tutti i giorni: una famiglia che è fatta di due genitori che lavorano e di due figli, per ipotesi, quindi quattro persone, mette 7.770 euro per 4, vuol dire che i due genitori in realtà mettono quasi 12.000 euro a testa, significa che quella famiglia mette 2.000 euro al mese in solidarietà nazionale cosiddetta. Ora, nessuno, almeno noi, non contestiamo minimamente il fatto che contribuenti più con redditi più alti debbano supportare gli altri. Il problema sono le proporzioni, prima di tutto. Perché un conto è dire essere solidari, un conto è essere fregati, adesso detta banalmente. Il secondo problema è quello che dicevamo prima, cioè l'evasione. Prima di chiedere l'aiuto mio, perlomeno fai quello che puoi fare, aiutati e Dio ti aiuta, banalmente. Terzo problema è l'efficacia di quella spesa, perché poi se la Lombardia mette quei 70 miliardi di euro anno in solidarietà nazionale, come è giusto che sia in principio che faccia, e il divario tra le regioni più povere e quelle più ricche si riducesse e, che ne so, in Calabria ci fossero ospedali magnifici, a Napoli ci fosse una raccolta dei rifiuti perfetta, in Sicilia ci fossero i boschi e le foreste meglio gestite d'Italia, allora uno dice vabbè, ci chiedono un contributo, però guarda come funziona bene. Il punto è che oltre a chiedere un contributo, e lo chiedono enorme contributo, oltre a chiederlo sapendo che c'è un'evasione maggiore nei territori che ne beneficiano, il terzo dato è che poi quel contributo è pure inutile. Cioè, anzi, il divario aumenta paradossalmente. E la cosa più grave di tutte, questo lo mette in luce in particolare Unioncamere del Veneto, è ormai accertato a livello europeo che c'è una correlazione diretta e inversa tra peso del residuo fiscale per ogni regione e tassi di crescita di quella regione. Finché il residuo fiscale, come è per esempio in Baviera, sta intorno al 3,5% del PIL, 4% del PIL regionale, allora va bene, è una solidarietà, la marcia. Ma se arriva a 70 miliardi, se qua i 70 miliardi di cui parlavamo prima sono quasi il 20% del PIL lombardo, quindi sicuramente più del 15% del PIL della Lombardia. Quando un sistema economico viene così strangolato, allora comincia a non crescere più, e non è un caso che è ormai da 15 anni, 20 anni che la Lombardia cresca meno della media delle regioni italiane, no? Per dare un'idea, il residuo fiscale lombardo è il triplo di quello della Baviera. Sì, ma visti i dati più recenti di Unioncamere del Veneto, secondo me anche di più. Nei dati che avevamo noi quando abbiamo scritto il libro, il residuo fiscale della Lombardia mi sembra che stesse sull'11,5 del PIL.
stava intorno al 12 del PIL lombardo, che significava una cosa come 3.900 euro a testa. Se adesso sono 7.000 rotti, evidentemente diventa molto di più. Ecco, tanto più che il PIL nel frattempo non è cresciuto molto in questi anni. A proposito di un altro capitolo del quale si parla in questi giorni, cioè il buco pensionistico, le pensioni, bisogna mettere mano alle pensioni. Ecco, su questo, come sul discorso dei deficit sanitari, il libro presenta delle tabelle più che eloquenti. Anche qui non possiamo parlare della sanità italiana, dobbiamo regionalizzarla se vogliamo fare un ragionamento empirico, no? Pragmatico, se vogliamo guardare le cose per come stanno. Anche da questo punto di vista i dati sono abbastanza chiari, chiarissimi direi. Lazio, Campania e Sicilia vuol dire il 68% del totale del debito sanitario. Così come per la previdenza, anche i dati della previdenza ci dicono sostanzialmente che la Lombardia è in equilibrio sotto il profilo del dare e avere, cioè contributi versati, pensioni erogate, ma ci sono regioni che hanno debiti addirittura spaventosi. Qui voi vi rifate anche a un documento elaborato da Alberto Brambilla nel 2005 che rimane in sostanza l'unica regionalizzazione del bilancio statale attualmente disponibile, anche in ambito previdenziale. E allora, per dar qualche numero, se la Lombardia ha un attivo addirittura di 68 miliardi sotto il profilo pensionistico, naturalmente rivalutando quelli che sono stati i versamenti accantonati per le pensioni, se la Lombardia ha 68 miliardi di attivo, la Sicilia c'ha un buco da 168 miliardi, la Campania 135, la Puglia 130. E allora voi vi domandate alla fin fine, ma allora dov'è questa bomba previdenziale in Lombardia? Qual è l'emergenza secondo cui bisogna intervenire, dice Confindustria, dice l'Europa, dicono questi e quegli altri? Allora qua non c'è un'emergenza, ma come al solito c'è una realtà che andrebbe guardata empiricamente per come si compone, cioè regione per regione, no? Sì, esattamente. Allora, intanto ne approfitto per scusarmi con chi avrà la bontà o l'interesse di leggere questo libro, perché in fase di pubblicazione è saltata il file della tabella sui debiti sanitari, e dunque c'è qualche errore lì, comunque recuperabile sul nostro sito e comunque su internet. Allora sì, quel lavoro di Alberto, eccelso lavoro di Alberto Brambilla, che non è mai più stato e forse non è un caso ripetuto nel corso del tempo, evidenziava esattamente questa cosa. Cioè, di che, quando parliamo di problema delle pensioni, di che cosa stiamo parlando? Perché in realtà qua, ma anche in Veneto, perché parliamoci poi francamente, anche se il deficit previdenziale fosse di qualche decina di milioni all'anno, non è un problema ricorrere alla fiscalità generale per coprirlo, no? Non è un problema. Qui in Lombardia, in Trentino, Alto Adige, eccetera, siamo addirittura in attivo. Qua quel problema non esiste, dico per assurdo, ma se volessimo in Lombardia potremmo persino aumentarle le pensioni, voglio dire. Il problema qual è? È che invece abbiamo una enorme fetta del paese, poi arriviamo a capire anche perché, che produce un debito enorme. Il debito sanitario, cioè il deficit e quindi poi cumulativamente il debito previdenziale, per oltre due terzi è composto dalle sole regioni del Mezzogiorno. No? Considerando che il debito previdenziale costituisce una parte molto rilevante del debito pubblico in generale, questo è il problema gigantesco che abbiamo di fronte. Sul debito sanitario, anche lì, alcuni anni fa emerse che in Lazio gestione Storace, centrodestra prima, e gestione Marrazzo poi, aveva accumulato qualcosa come 15 miliardi di debito sanitario. Intervenne lo Stato, ma quando interviene lo Stato, chi è che in realtà interviene? Intervengono quelle regioni, come la Lombardia, l'Emilia, il Veneto, anche la Toscana, che sono in realtà in attivo, cioè chiedono a noi di coprire quel debito. Allora, anche lì, una volta c'è stato un problema specifico, c'è stato un evento specifico, va benissimo, nessuno nega il principio che si dia una mano, ma quando invece è strutturale la questione, per cui ci sono 3-4 regioni che cumulano insieme, in realtà aggiungendo la Calabria, Sicilia, Calabria, Lazio e Campania, messe insieme fanno oltre l'80% del debito sanitario italiano. Allora, ma perché tutte le altre 16 regioni devono intervenire per quel tipo di mala gestione? Tanto più perché poi, parliamoci in maniera netta, in realtà quando una regione cumula 15 miliardi di debito, va bene, perché adesso un po' per smontare tutta sta retorica antipolitica, sicuramente alcuni amministratori, alcuni politici sono conniventi, consapevoli o meno, con quel danno lì, ma chi si arricchisce? Guardate che sono imprese lì,
Allora, e chi subisce peraltro con un servizio sanitario molto peggiore di quello che c'è qua, che è paradossale. Ecco, allora avere in mente questi conti, si comincia, come dire, a farsi un quadro di quella che è la situazione. La situazione, detta molto semplicemente, nel libro a un certo punto abbiamo fatto un passaggio, è la seguente. Siamo un paese in cui c'è un'area ampia di territorio che sostanzialmente non produce nulla.